Qual è il numero migliore di ripetizioni per allenare gli addominali? Ma in realtà non esiste un numero magico, mi spiego subito. Anzitutto una premessa, vi ricordo che la parete addominale è unica, non esistono addominali bassi, laterali e alti. Esistono dei movimenti che maggiormente coinvolgono una determinata porzione. Ma detto ciò, ogni muscolo deve essere allenato, come ben saprai, sia con basse ripetizioni e tanto carico, sia con poco carico e tante ripetizioni. Allo stesso modo gli addominali seguono la stessa logica. E badate bene, non è che un numero di ripetizioni 5, 6, 25 sia di per sé magico e fa accadere determinate cose. È che a seconda del numero di ripetizioni che fai, anche del tempo di esecuzione che ci mette a farle, stimoli un determinato sistema energetico, stimoli determinate fibre e questo nel complesso crea un allenamento efficace. Per cui mi raccomando, fate sempre allenamenti complessi.